Buongiorno a tutti da Ankara, dove la situazione sta diventando molto più definita rispetto alle ore scorse. Oggi, a seguito della crisi siriana, quindi dell'offensiva turca lanciata da Ankara lo scorso 1 marzo, l'operazione militare è chiamata Scudo di Primavera, Spring Shield, e mira a fronteggiare le forze del regime di Assad, dopo che Ankara ha subito appunto una forte battuta d'arresto in cui sono morti circa 36 soldati turchi, anche se le cifre non sono ancora definite. È stato un colpo molto forte per il governo turco, che ha risposto violentemente sia lanciando una controffensiva militare sul territorio turco di Idlib, come è stato garante di quello che è l'accordo di Sochi siglato tra Turchia e Russia nel settembre 2018, è volto a demilitarizzare la situazione, a creare una sorta di de-escalation al fine di proteggere i civili. Ricordiamo infatti che i civili in fuga da Idlib negli ultimi tempi sono tantissimi, circa 1 milione, stanno spingendo alle porte della Turchia per trovare riparo. Conseguentemente la Turchia si è irrigidita su determinate posizioni e sempre in riferimento alla questione dei rifugiati ha deciso di aprire confini e quindi di permettere ai rifugiati, ai profughi che sono presenti all'interno del territorio siriano di raggiungere l'Europa. Quindi da 2 giorni vi è un flusso continuo di profughi siriani, di rifugiati che noi chiamiamo rifugiati, ma la Turchia non ha siglato la Convenzione di Ginevra, appunto alle porte dell'Europa, e sfortunatamente le immagini delle forze di polizia turche e di quello che sta succedendo nella terra di nessuno, ossia quel fazzoletto di terra tra Turchia e Grecia, sono sotto gli occhi di tutti. Ovviamente l'attenzione della comunità internazionale rivolta alla Turchia è molto alta. Oggi ad Ankara è prevista la visita dell'Alto Commissario per le crisi dell'Unione Europea ed anche dell'Alto Representative dell'Unione Europea, Borrell. In seguito è prevista la visita, sempre per oggi, del Ministro degli Affari Esteri della Gran Bretagna, e giovedì lo stesso presidente Erdogan si recherà in Russia per discutere la situazione e eventualmente trovare una soluzione diplomatica a quanto sta succedendo a Idlib. C'è da dire che anche l'America e gli alleati insieme alla NATO, a seguito della forte escalation della settimana scorsa, hanno indetto un meeting di emergenza e hanno accordato grandissima solidarietà alla Turchia, considerato un alleato fondamentale per le minacce che provengono dal sud-est dell'alleanza. La situazione ad oggi è molto fluida. Da una parte abbiamo il presidente Erdogan che ribadisce questa sorta di opposizione nei confronti di un'Unione Europea accusata di non aver capito, di aver lasciato sola la Turchia, sebbene nel 2016 si sia siglato un accordo proprio per far fronte all'emergenza dei rifugiati, un accordo che non è stato completamente rispettato, secondo quanto stabilisce Ankara. Da parte dei Stati europei invece cresce una grandissima preoccupazione a fronte di questo numero di profughi in direzione europea. La situazione è molto fluida al momento, vedremo cosa succederà nelle prossime ore.